Tutta la famiglia Ferri, o quasi tutta, mancava come al solito Peppe, si accomodò a tavola per pranzare. Papà, con abile maestria, maneggiava un po' di mollica di pane, formando dei soldatini che poi la mamma avrebbe messo nel forno della stufa per farli indurire, così che ogni giorno Red avrebbe avuto il suo esercito sempre attualizzato per giocare. Dopo un po' papà iniziò a spazientirsi dal ritardo di Peppe e, rivolgendosi con tono alterato a mamma, Gina domandò: «Dove è andato a finire tuo figlio a quest'ora?» «Cosa vuoi che ne sappia io?» contestò Gina. Il clima si faceva pesante. Red pensò: «Perché mio fratello è così ribelle? Lo sa perfettamente bene che comportandosi così, in questo modo, il meglio che le può capitare è un buon sacco di volte.» Passava il tempo e Peppe non appariva e il clima si faceva pesante. A Sassà gli stavano modificando i tratti facciali. La pelle del suo volto era più tirata di una corda di violino e mostrò tutta la sua ira. «Questo ragazzo mi farà impazzire, ma io gli farò passare la voglia di comportarsi così. Gli faccio vedere io come cambiano le cose, alla vecchia maniera, con una buona dose di cinghiate, non gliela toglie nessuno.» «È veramente incazzato», pensò Red, terrorizzato. Squillò nuovamente il campanello. Mamma e figlio rimasero paralizzati, fissando l'espressione rabbiosa di papà. Gina aprì la porta e apparse Peppe, magrolino come uno stecchino e con un falso sorriso sulla bocca. Già immaginava che qualcuno stava sul sentiero di guerra e timidamente tentò di abbozzare una discolpa. «Scusate, ritardo, ma...» Non gli dette neppure il tempo di terminare la frase che la cintura di cuoio già volteva a peare con un sibilo, come quello di un cobra, e si spiaccicava sulle spalle di Peppe. Le urla e i pianti, gli schiocchi delle cinturate risuonavano in tutta la casa e per di più credo che si udivano anche fuori dalla palazzina. Forse fu l'unica volta che Red ricorda che suo papà così arrabbiato, tanto che lo tiene ben impresso nella sua mente. Per il resto Sassà era un uomo mansueto e tranquillo, molto sensibile. Era sicuramente romantico, di vecchio stampo. I suoi hobby erano suonare con la chitarra antiche canzoni napoletane e siciliane che le ricordavano una gioventù povera ma felice, una lontana Sicilia, dove strimpellava serenate sotto le finestre di giovani donzelle, alcune volte per incarico di altri giovani innamorati. E altre volte per uso personale. Il fiume praticamente è sempre stato protagonista nella vita del piccolo Rosso Malpelo. Infatti, un bel giorno papà e mamma riunirono la famiglia comunicando di nuovo di un nuovo trasferimento di casa. E Red iniziò a piagnucolare perché pensava che l'avrebbero allontanato dal suo amato Rio. Solamente dopo alcuni minuti i genitori gli spiegarono che si sarebbero spostati di pochi metri. Infatti il nuovo appartamento era sito in una palazzina poco distante, appena costruita. Quando Red entrò per la prima volta nella nuova casa, ne fu entusiasta. Due balconi, il bagno con la vasca grande, un cortile per poter giocare e a ridosso l'amato fiume. Sulle rive del Po c'era tutto, ciò che si può desiderare. La spiaggia, i prati, i boschi di pioppo e le gaggie, piante tipiche, dove Red e i suoi piccoli amici costruirono le prime capanne, dove nascondersi per giocare, ma anche per fumare le prime sigarette. Infatti di nascosto andavamo a comprarle con i pochi spiccioli racimolati. «Buongiorno, signora tabaccaia, mi darebbe due sigarette sfuse di quelle che costano meno e un pacchetto di cerini. No, anzi, meglio i Minerva, sono più economici.» «Vanno bene due Colombo?» «Sì, certamente.» «Allora devi pagare 25 lire.» La prima volta, come tutte le prime volte o quasi, fu terribile. Tosse brutale, giramento di testa e quasi volò giù dalla capanna e vomitò a manetta. Però sai, faceva grande. La vita di Red e dei suoi piccoli amici si svolgeva quasi interamente sulle sponde del Po.
C'era anche il cappetto di calcio, le porte fatte con i rami dei pioppi. Le squadre erano sempre le stesse, quattro giocatori per parte, juventini e interisti. E ogni giorno si litigava per quale equipe doveva giocare a sud o a nord, perché il campo era in discesa verso il fiume. Quanti palloni venivano inghiottiti dal caro amico Po. Sì, quel fiume amato e odiato, dove ci si divertiva e nuotava, però anche dove si annegava, nei suoi maledetti mulinelli. Una delle avventure più pericolose successe a Red accadde insieme al fratello Peppe durante un rigido inverno. Era una domenica mattina, faceva un freddo becco, però c'era il sole. Nei giorni precedenti ci furono abbondanti nevicate e il termometro era precipitato ben sotto lo zero, facendo diventare il fiume una perfetta, o quasi perfetta, pista di pattinaggio. Era la prima volta che i due fratelli videro un evento così eccezionale. E fu così che a Peppe venne un'idea fantastica: andare al di là del fiume Po. E ovviamente Red non voleva essere da meno. Voglio venire anch'io! Sbraitava a pieni polmoni nell'orecchio del fratello maggiore. Decine e decine di volte finché Peppe acconsentì. Però non devi allontanarti da me e devi tenermi forte la mano, disse con tono autoritario il piccolo pelo rosso. E ovviamente con un sorriso a 32 denti, Red annuì. Vestiti con cappotti, guanti e cuffie di lana fatti a mano con i ferri della nonna Giovanna, si diressero sulla sponda nord del fiume. Peppe all'inizio era titubante, però man mano avanzavano si sentiva sempre più sicuro e fu così che iniziarono a correre e scivolare su quel lastrone di ghiaccio. A Red non sembrava vero, era meraviglioso, si sentiva sicuro perché era insieme al fratellone, il quale non era sempre disponibile a giocare con lui, per cui non gli sarebbe potuto succedere nulla. Arrivarono sull'altra riva, girarono lo sguardo verso l'altra sponda e osservarono come era diverso il panorama da quella parte. Si vedeva la palazzina di colore giallo dove vivevano, con alcune massaie che stendevano il boccato sui balconi. A lato c'era l'appezzamento di terra dove abitava uno strano personaggio di nome Luigi, il quale viveva insieme al suo cane e al mulo, in una piccola casa diroccata. E sita sopra una montagna di cose, per non chiamarla spazzatura, che raccoglieva in giro per la città con il carretto. Si notava anche la casetta del casellante, Piero, l'addetto a chiudere e aprire le sbarre del passaggio livello che si trovava al termine del ponte ferroviario e dove Red passava parecchi giorni in sua compagnia, supplicando il casellante a fargli girare la manovella per alzare le sbarre, richiesta che quasi sempre veniva esaudita. Era quasi ora di pranzo, per cui bisognava affrettarsi a tornare indietro. Peppe, rivolgendosi al fratellino, disse: Dai, sbrigati, torniamo e corri forte, è tardi. E così si misero a correre. Peppe allentò la presa della mano di Red, allungando il passo. Patatrac! Il ghiaccio si ruppe. E il fratellone sparì. Red si fermò e osservò Peppe annaspare, cercando di trovare un artiglio sul viscito ghiaccio. Rimase immobile, non sapendo cosa fare. Intanto Peppe urlò: Corri a chiamare la mamma! Red si girò e iniziò la sua corsa disperata. Ma non ci fu bisogno di allontanarsi tanto, perché mamma Gina, che aveva visto tutto l'accaduto dal balcone, era già quasi arrivata alla velocità di Speedy Gonzales, il topo più veloce di tutto il Messico. Ma nello stesso momento che Peppe era riuscito a mettersi in salvo, si vede che la paura di affogare o diventare un cubetto di ghiaccio le aveva fatto spuntare le ali. Bene, però questo è primo secondo capitolo, andrò avanti. Spero di divertire un po' o di ricordare a quelli della mia età, cose del passato. Ciao, grazie.